È una delle colonne portanti della comicità del Sud in questo momento. Ha militato nella scuderia di Zelig per 7 anni. Diciamo che è stato definito il papi più famoso d'Italia. Chi di voi non si è mai sentito dire il tormentone televisivo papi ci sei, ce la fai, sei connesso? Sarà con noi per non moltissimo, ma lo abbiamo invitato con grande piacere, ha accolto il nostro invito, lo accogliamo con un grande applauso. Stasera è qui con noi il papi ultras per eccellenza, signori e signori, Pino Campà. Non l'ho sentito l'applauso, lo potete rifare così. Grazie. Quando si dice la spontaneità proprio, bella gente, veramente bella. Qua proprio spegne una corsia dalla casa del sogno della sofferenza qua fuori. Cioè le strasciate mi siete fumate, non dico mangiare. Cioè, io capisco che l'applauso è una mano contro l'altra. Una vita fa sta fatica, sentiamo un po' questo applauso. Mangia pazzi! Che musciari, no, vi capisco, perché tutto vedeste i cibi, è venuto fame, giustamente, no? Però qua non si mangia, giustamente, e allora io vi dico, innanzitutto facciamo un applauso al 10° anniversario del ristorante Il Patriarca con Emanuele, che ha organizzato questa bellissima serata, grazie. Bene, poi non applaudite troppo forte, sono quasi sveglio dal coma. Poi il signor sta sotto anestesia qua, siete connessi dopo. Vorrei mettervi alla prova subito, visto che sono il papi per eccellenza che fa gli slogan, facciamo un bel coro così ci raffreddiamo, perché il caldo è assai, quindi ci raffreddiamo da questo punto di vista. Manda su la base, grazie. Siamo noi, i pugliesi quelli veri, siamo noi, siamo noi. Siamo noi, i pugliesi quelli veri, siamo noi, dai! Siamo noi, siamo noi. Beh. I pugliesi quelli veri, siamo noi, siamo noi, siamo noi. E basta, va, va. Aspetta una precisione, aspetta. Hai presente quando c'è la precisione? Mira il tuo popolo. Cioè, ma insomma, io lo so, appena sono arrivato qua, mi tondo. Ma uno mi fa, scusi, per Viagra, dico sempre dritto. Ah, capita, signore. No, però dai, no, va bene. Facciamo un'altra cosa ancora più bella. Dai. La nostra canzone per antonomasia che ci fa conoscere in tutta Italia. Questa è, insomma, dovreste conoscerla. Vai con la base, grazie. Vediamo un po'. A bacia la marina se vende un pesce e tu è da me la vuoi tornare. E lui che non si vede bene, la sigaretta mo che va facendo un scema. Perfetto, dopo che abbiamo fatto questa bella litania, facciamo una scivolata. Guarda, fare il cabaret non è facile, cioè, uno si deve inventare anche delle cose. Io amo questa terra, non lo dico perché vengo qua e dico, ma la amo veramente, perché io sono tanti anni che sono in quel di Milano. Io mi sono cresciuto a Milano, che saranno 20-25 anni fa. Quindi quando torno nella mia terra, io vengo a recuperare tutto quello che non ho. Cioè, qua io recupero gli odori. Qua certi odori, signora mia. Ma dove metto? Ma la fanno a Milano, ma la facciamo qua. A Milano quando la fanno quella cosa, sono eleganti. Si decentrano, stringono le chiappe dal culo così. E ha un nome, Ambrogio. No, abitò lui, no, Franco! E stai sotto addobbo per 2 giorni, perché mi ha confuso io.
è tutto un po' di mangiare. Ma dove metti cosa io sto mangiando delle cose a Milano, una cosa pazzia, la cotoletta milanese, un filo di carne, ma sì. Cioè non lo so, noi ci mangiamo a braccio di cavallo, a prima moglie, ero come un filo, sì, a braccio, ti empi la bocca. Loro come frutta mangiano un kiwi, quindi cacchetti di buffo verde. Noi no, noi ce l'abbiamo la faccia con l'anguria. Tratteniamo i semi, ci mettiamo sul balcone, pum pum, pace! Ecco perché ci dobbiamo fare un applauso, perché siamo una tarazza! Allora, stavo dicendo, io ho fatto il militare qui in Puglia, ad Alberobello, nel gruppo di paracadutisti, atterravo di culo sui trulli, atterravo. Dico, meno male, perché se l'avessi fatto in Egitto, con le piramidi... Però, la Puglia è la terra magica, parleremo molto di Puglia, però prima di parlare di Puglia voglio parlarvi un po' di quello che siamo noi, di quelli che, siamo, che sono i meridionali, come sono i pugliesi a Milano. I pugliesi a Milano li riconosce subito. Che trasenda un caffè da un bar, va bene? Cioè per esempio uno trasenda un caffè di un capito, ma dove sto giù capito? Qua, trasenda un caffè, non conosce le marche delle bottiglie, non le sa, le indica. Quindi immaginate qua un bar, ma tutto bello, bottiglie, col papion, tutte le bottiglie, un bandone, arrivi e dice così, dica, e da dai, scusi, e da dai, scusi, quale è questa? No, chiude. Questa ci può dire la marca? Jägermeisterchef. Cosa scusi? Jägermeisterchef. Ma non capisco. Ma non mi ci dà qua fresca, come fai? Cioè, bevi l'acqua? Vuole altro? Un caffè. Così parla così. Che tu dice sto a? O paese miso, a foggia, tu dice sto a. Questo, che vuoi? Rafforzativo, che cazzo vuoi? È tutto gestuale. Allora dice, quando costa un caffè? Quando costa un caffè? Beh, il primo lo paghi, il secondo è gratis. E da un secondo, no? E ne apre, oh, approfitti, ti mami, oh, Giuoppe, pidi un caffè che è gratis, per scemo. Pensi che il caffè sia gratis. Giuoppe, pidi un caffè che è gratis. Arriva l'amico, che è un'altra pettinatura, si è pettinato con la vaporella stamattina. Arriva, una panza tanto, un cimitero di tortellini, muoffo da mangiare, con un'eleganza proprio anglosassone. Pigli tu caffè, non ci fa con caffè, dica, senti che cazzo dici, ce l'hai il tè freddo? Dice sì, mi riscaldi una tazza. Madonna, mi dai ci mazzo, fatti. Vanno a mangiare nei ristoranti, non nelle salumerie, vanno a mangiare. Quello di prima, entra salumerie, fanno dei gesti, che soltanto noi pugliesi conosciamo, a Milano non li conoscono, dica, scusi non capisco, fammi un panino, non riesco a capire, fammi un panino, cioè la fame gli è cresciuta in due secondi, la fame, pazzesco, come lo vuole con la coppa, perché ho vinto, non sa che cos'è la coppa, sembra che sia la Champions, no? No, signor, cosa vuole? Che tipo di salame vuole? Vuole la finocchiona? A me, a mamma, perché pensa che gli abbia dato il finocchio. Dice, la finocchiona è un tipo di salume. Allora vuole il culatello? No, no. Ma insomma, che cosa vuole come companatico? Mi. Cosa? Mi. Ma cosa deve dire? Un prosciutto. Ah, ecco, vuole il prosciutto? Vuole il Praga? È un braccio più vicino, cioè. Perché pensa di andare a prendere Repubblica Ceca. Dico, signore, scusi, guardi, ho la fila. Mi può dire che tipo di pane vorrebbe? Opo! Da così. Opo! A così. Quale? Le bagage. Secondo le bagage. Le baguette. Appunto. E quante le vorrebbe? 5 chili. 5 chili di pane, ma gli diventa duro. No, e dammene 10 allora. Come on, Bob.
Tu vai a domandare una via a Milano, non si ferma nessuno da lei, perché io appena sono vedendo questi gente che passavano, che cazzo, nessuno. Non si fermava nessuno, non riusciva a domandare la via, si è fermato lui chiaro, ha detto, dica pure a me, dica, giovanata, dica, che ne dici a te? Dica, devo andare via Mazzini, vada. Come vada? Ma me la vuoi spiegare? Domanda una via a un pugliese a Milano, non sa la via, hai passato un quarto d'ora di thriller, perché non sa la via, sa Adam Van Damme. Si deve inventare qualcosa perché ti deve aiutare con forza. Dice, senti, scusa, puoi dire Corso Garibaldi? Io ti faccio anche sì, Corso Garibaldi. Che stai a fare scuola? Un giro di San Zito. Prendi tempo e sparare la cazzata, non la sa. Garibaldi. Si aggiusta il ponte, si scalcola la camera, passa la camera B. Guarda, dice Garibaldi, sì, oh, Garibaldi, come on. Cioè, per farglielo capire, Garibaldi, mi puoi fare un'altra domanda? Mi dice, un'altra domanda. Ma la sai cos'è Garibaldi? No? Non la sa, mente. No, Garibaldi, senti che dici, ma tu ci devi andare per forza. Cioè, perché un appuntamento, è chiaro, dice, ma è lontano? No, ce l'hai due giorni di ferie? Dove cazzo è questo Corso Garibaldi? Ma è lontano? No, senti cosa dice? Ma non ricordare. Avanti, sopra. Scusa? Avanti, sopra. Dietro, sotto. Sei meglio di una navigata o un bus? Avanti, sopra, dietro, sotto. Poi destra, sinistra, di fianco, di lato. Si capisce un cazzo. Però intanto poi te la spiego con i gesti. Dunque allora, si va a me, non so ricordare. Va sempre dritto, no cazzo, questo è storto. Faccia così. Va sempre dritto, più da, più a da. Scusa? Un laumar, più da. Stanno cavalcati. No cazzo, questo è sottopassaggio, per esempio. Calcoli, faccia così. Ma, oh, da di, vada. Che so che dice? Da di, vada. Da di, vada. No, ma mi chiama la niente. Vedi che cazzo dice? No, perché mo, poi mi incuriosisce la cosa. Da di, vada. Che è un segmento. Il pugliese è geometria. Da di, vada. Ui, un segmento. Da di, vada. È un segmento di geometria. Oh? Allora, c'è un incrocio a X. X è l'incognito. Amica matura. X, poi la via sta là. Sta a là. Boh, sta da come X sta là. È un'equazione algebrica. Poi mettiamo X in evidenza come ci hanno insegnato a scuola. X in evidenza. E facciamo do per là. Do per là. Fratto da. E che cosa dà? Una formula di 4 lettere M, C, C, D. Ma che cazzo dice? Sulle mani! Quel giorno di 20 anni fa c'è uno spettacolo al quale la gente deve assistere. Quando uno parte per andare via da proprio, ti accompagna alla stazione tutta la Sacra Famiglia, papà, mamma, la mia suocera, i cugini di campagna, tutta resa a me. E se mai proprio la processione, io parto avanti con l'incenzio, mia zia con una congrega, con il cielo in mano. Zia Rosetta ha cominciato a piangere da casa con un fazzoletto così piccolo, è arrivato alla stazione che tenevano un solo così, perché zia Rosetta quando piange, noi quando piangiamo giù, le mamme, le zie,
abbiamo un pianto diverso da come piangono su. Come piangono su a Milano, se non piangono a Milano, la mamma, sì. Se il motore in avviamento. Ma sa vista Marco, no, no. Non c'è niente, perché tutto un pianto interno, no, mia zia no. Mia zia quando piange proprio, piange in quattro tempi. Ora ad asfugare, orario, antiorario, fuso orario e jet lag. Quattro tempi. Orario. Oh, pigli da qua. Oh, antiorario. Oh, fuso orario, allarghi i cosci. Come che? Risucchio, jet lag. Ora voi sommate questi quattro tempi. Sembra una sirena. Mia zia abita di fronte a una fabbrica di operai. Quando smette a piangere se lo sei. Vengono fuori gli operai, cazzo, bagno. È già finita la giornata, io. L'altra mia zia, zia Olanda, quando piange, piange con le marce, proprio quando... Lei è proprio, sì, come dire, il vestito da cabaret, aspetta su questo qua, sì. Ma state ridendo per la faccia dei cimiteri, no? Così come già, piange con le marce, diventa una macchina, piange con le marce. È in ezione, apri! Sgomma, vi giuro, quando va a dire la processione, le mie zie, quando vanno a dire la processione, fanno due, si chiama Stevie Wonder, fanno... Che voi siamo abituati a fare così, a fare questo gesto, no, con disperazione. Aspetta, un ballo latinoamericano. È tutto perché il ballo americano è nato qua, la Macarena, dalle ditte che è nata in Spagna, la Macarena l'abbiamo inventata in Puglia, perché ogni gesto ha un significato ben preciso della Macarena, guarda, questa è la Macarena, va bene, è così la Macarena, fa il saltello, guarda, questa è la Macarena, questo è un ballo tipicamente pugliese, perché ogni gesto ha un significato. Qui non piove mai, solo 40 gradi, vediamo se chi è uno. Facci la carità che stiamo disoccupati. Ci faccio male la capa, non te elimina euro, ci scappa da cacca e la faccio male. E questa è la mia. Tutto è nato qua. Non sento gli applausi, grazie. Ma dalla qua io... per continuare le canzoni, è tutto nato in Puglia. Per esempio i Gypsy King, non ricordate i Gypsy King? Quello con i Bounce Down, che suonava la chitarra del... che cantava Maria Dolores. La più puntata della Spagna l'ha portata qua, a Bari. Quindi, quella è una canzone, Bari. Quando sposo Maria Dolores, quando sposo Maria Dolores, la grattava la tabacchera, se la grattava mattina e sera. Io la mamma sciura Lucia, io la mamma sciura Lucia, ogni vol dice alla figlia, ogni vol dice alla figlia, dai la! Dai la figlia mia perché, Carlo Strunsky a bar, lo troviamo anche per te, la tabacchella devi te, la tabacchella devi te, se non dai la tabacchera, chi ne sciuto va a sposare? Cioè, è tutto nato qua, grazie. Hanno fatto due figli. Come l'hanno chiamato i figli? Giobi, Giobo, che cazzo mi avete venuto qua, Giobi. In ballo latinoamericano, sono andati qua. Quando vedono gli albanesi, vi ricordate, negli anni 90, i baresi stavano sul porto, che li aspettavano ballando il tic-tic-tac. Voi ricordate questo ballo? Stavano i baresi che aspettavano gli albanesi, li accoglievano. E dicevo, quando il mare calmò, l'albanese da Duraz venne a Rombucazzo, e tutto era e tutto. Il ballo del Viagra, che è nato a Taranto, dove c'è un'industria di Viagra, e quello è quello ballo. Vi ricordate?
E quella è nata qua, sempre in Puglia, sai. E che arrivata la provvidenza, e che la pillola che vince l'impotenza. Si chiama Viagra, viene la potenza, te fa un jet che ti colla da Malpensa. È tutto nato qua. Ma non ci possiamo con le canzoni, perché voglio dire, anche il ritmo Velta, no? Il ritmo Velta, cioè, voglio dire, è nato tutto qua. Ecco perché ho detto, voglio vedere un po' al nord come si sta. Quando sono partito, mi hanno accompagnato alla stazione tutti quanti che mi dicevano la loro raccomandazione. Mamma diceva, Pinò, hai messo la maglia di lana? Mamma, stanno 40 gradi. Vabbè, che vuol dire? Il tempo può cambiare da un momento all'altro. E cade un tsunami da me. Mio zio, Cicillo criminale, si chiama Cicillo, mi voleva passare una pistola dal finestrino. E tu, così scemo, mi sta pistola. Picchia la pistola. Ok, Milano è tentacolare. Milano è pericoloso, picchia la pistola. Ma che c'è scemo, lì sta la pistola, che sta a guardare. Picchia la pistola. Tu se devi dare un'informazione, prima spara e poi domanda. Cioè, io non so, tutte queste raccomandazioni che mi facevano, praticamente la mia partenza a Milano, per andare a Milano a Foggia, lo faccio vedere che cosa è successo quel giorno. E voi, se non vedete, non potete capire che cosa è successo quel giorno. Io stavo qua, tranquillo, nella stazione di Foggia. Bari, stazione di Foggia. Ripeto, Bari, stazione di Foggia. Dove do cazzo sto? Un attimo che controllo. Sì, hai ragione, ho sbagliato, ho letto male. Era Foggia, stazione di Bari. Parte dal binario 4, il binario 6. Ripeto, è in arrivo sul binario 5, il binario 9. Sembra che arrivano prima i binari, i treni più tardi arrivano. È giusto. Pronto, Pino, mi hai riconosciuto? Ciao mamma. Sono la mamma. Che c'è? Ma allora sei arrivata alla stazione? Sì, sono arrivata alla stazione, mamma, dai. Sto a posto. No, niente, ti volevo salutare. Mamma, mi sei salutati, come lo fa? Dai, perché no? Ti dovevo dire una cosa molto importante. Beh, dimmi, che succede? Lo sai chi ti saluta? Chi mi saluta? La figlia della parrucchiera. Ah, sì, mi ha detto di dirti che è incinta. Ma io sono stato io, non frega me. Salutami. No, mi raccomando, col treno, vai piano. Se lo porti io il treno, mamma, ti ho qui. Il treno in partenza sul binario 6 partirà dal binario 8. Quello in arrivo sul binario 8 partirà dal binario 5. Il 5 va sul 7, il 7 va sul 9. 9, 9, 18, meno 3... calcolare al volo il binario di partenza. 15! Esatto! Motto la corda di! I rapinatori dell'Espresso Bari Milano troveranno la coincidenza sul binario 12 per svaligiare l'Intercity Torino Crotone. Ma che sei io che stai da sta stazione? Un telefono squillo! Un telefono squillo! Non ci fonda questo, pronto? Pronto, Pino! Pino! Mi hai riconosciuta? Zia! Sono zia Rosetta! La moglie di zio Peppino! La mamma di tuo cugino! Che c'è? Sì, sentiamo. Che sei alla stazione? Sì, sono alla stazione. Ma devi prendere il treno? No, sono venuto a giocare alla PlayStation. Che domanda. Sì, tu... Ti dovevo dire che la mamma ha detto a papà che mi ha detto di dirti una cosa che dovevo dire a te. Dimmi il sacco la specie che mi viene un treno, dai, muoviti. Mamma, sono scordata. Allora, che cazzo mi si telefona da fa? Chiudi, piacere. Vabbè, mamma, me lo ricordo e ti richiamo. No, che mi ricordi? Dimmi la prima cosa che ti viene, la prima che ti viene, dai, dimmi. Mi presti 1.000 euro? Dimmi la seconda, che me. E perché hai messo incinta la figlia della parrucchiera? Chi è che ha messo incinta la cazzo della carogia, questa qua? Chi è questa qua? Auguri alla zia, tante belle cose. Zia. Mi fai fare la permanente gratis? Ma che permanente gratis che ti devo mociclete? Chiudi, ma questa qua, parrucchiera, chi cazzo della carogia? Intercity delle 15.50, proveniente da Catania, viaggia in orario. Oh, che cool però. Ci scusiamo con i viaggiatori, ma vedremo di fargli accumulare almeno 20 minuti di ritardo. Eh sì, sono che figure di merda che fate, giustamente. Un telefono, sì. Pronto. Pronto, Pino. Oh no, pure tu. Pino, mi hai riconosciuto? Sì, nonno, sì. Sono tuo nonno.
il marito di tua nonna, il fratello di tuo zio. Beh, che c'è, sentimi. Oh! È vero che hai avuto due gemelle dalla figlia della parrucchiera? Ma chi cazzo la conosce questa qua? Non la conosco! Come? Ma lo sa tutto il paese. Che so, sa il paese? Se tu vuoi bene a tuo nonno, il maschio lo devi chiamare Gian Cleofe. Che nome di merda! Parte dal binario 3 Intercity per Termoli, Pescara, Ancona, il mio. Catanzaro, Pordenone, Battipaglia, Varsavia, Budapest, Calcutta, Shanghai. Ferma a Benevento, Avellino, Vienna, Crotone, Montevideo, il Cairo, sul tratto Lecce, Sydney. Amore? Pronto, amore? A che ora torni a casa? Scusa, chi sei? Come chi sono? La figlia della parrucchiera! Ma fanculo! Ma è successo che ho incontrato il capostazione. Stavo con mia moglie e tutta la barata. Appena mi ha detto il capostazione, mi ha guardato proprio con uno sguardo proprio umano. Sembrava John Wayne quando ammazza un indiano. Ma sembrava un western. Io sembrava un sceriffo. Io stavo qua, sembrava Pecosville. Mia moglie mi abbracciava, sembrava la Roxy del bar. Questo mi guardava, sembrava proprio un western. Questo mi guarda e mi fa: ehi tu, faccia di merda. E mia moglie: ma dopo, no, si è già sparsa la voce. Non si è sparsa la voce, accendi. Scusa, chi è che faccia di merda? Te. Ce l'hai il DSA. Di che? C'è la vita del PSA. E mia moglie, mo si è fatta la prostata. Tacci, fammi parlare a me. Scusi, chi è? Non ti so, lo vedi. Mi culca postazione. E te come ti intitoli? Mia moglie, che cazzo, non ci dici intitoli? Dici come dicevi, tacci. Piacere, Pino. Lei? Massimo Piercarlo Maria Giovanni. E mia moglie, dopo no, 5 capostazioni stanno qua. Vedi che non capisci, no? A Milano fanno pochi figli, e quei pochi figli che fanno? Gli danno 5 nomi. Vedi che signora? E lui guarda le valigie e fa: allora? Cusale, guarda le valigie e fa: ah, mia moglie. Vai, sciora, cusale che schi. Dice: che cosa? Guarda le valigie e fa: cusale che schi. E mia moglie: che cazzo è le squeak? Cioccola. Non avevo capito nulla. No, sono le valigie. Ah, allora se è ben chiaro una cosa, dici, però negare musulmani stia alla larga da Milano. Druga pirle con la tuna da fuori dei coglioni. E mia moglie: ma fa molta mamma, forza, dita qui. Cosa dì la sciora? No, ha detto: andate a fare in bocca a vostra madre. In che senso? No, vuol sapere che cosa ha mangiato sua madre, vero? Sì, ha mangiato la signora. E ha mangiato la cassola e il gorgonzola. E voi? No, noi no, mangiamo verdure. Ah, verdure. Siete vegani? E mia moglie: no, siamo foggiani, ma fanculo.